queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Bella a tutti, ragazzi, sono Stanciate, bella a tutti sul mio canale. Siamo attimo con i nostri pronostici. Buona domenica, il campionato è finito. Non riesco a posizionare senza che caschi la videocamera, perfetto. Siamo tornati, ragazzi, con i pronostici perché finisce la Serie A, finisce la Champions League, tutto quanto, ma tornerà la nazionale che affronterà, ragazzi, tre amichevoli. Domani, 28 maggio, contro la Arabia Saudita, il 1 di giugno contro la Francia e il 4 di giugno contro l'Olanda. Porterò, ragazzi, tutti e tre pronostici, questo è il primo. Potete, nel link qua sopra, ragazzi, trovare l'ultimo pronostico, quello della finale di Champions League, ragazzi, tra Real Madrid e Liverpool, dove è stata una disfatta almeno per me. E vabbè, ragazzi, già sapore dei mondiali, che a cui purtroppo noi non parteciperemo, tanto che cerchiamo di mettere le cose come vanno messe. Ok, lo stadio per me è questo, si giocherà la partita in Svizzera. Lo stadio svizzero, ragazzi, di cui non ricordo proprio il nome. Oggi non ho nessuna maglietta della mia collezione perché faccio video così alla svelta. Ne approfitto di questo momento dove non devo studiare. Comunque, ragazzi, vi sto parlando più o meno con una settimana avanti. Perché avrò da fare la settimana, ragazzi, e vabbè, porterò questi pronostici dell'Italia, vi porterò i pronostici della finale dei playoff di Serie B e chissà sul mondiale. Uscirà un video a breve, quando riesco a farlo, sul mondiale, su cosa ci sarà di mondiale sul nostro canale. Purtroppo l'Italia, allora, dopo vi leggerò le formazioni e le vedete in sovraimpressione. Abbiamo visto anche un'Italia migliore. E niente, vi dico dopo partita perché con l'Italia vi lascio più partita perché devo accendere la luce che non mi vedo. Adesso va molto meglio. Anche l'Arabia Saudita, cioè, ha le divise ufficiali oppure l'inno. Wow! Non sei importante. Gli europei in Francia con l'obiettivo di centrare la qualificazione per i mondiali di Russia 2018. La Spagna è sicuramente l'avversario numero uno del girone, ma anche alle outsider come l'Albania. La mappa del calcio mondiale sta cambiando. Quelle che un tempo venivano considerate squadre materasso rappresentano vere e proprie mille vacanti. Beh, poi indietro, ragazzi, un discorso, perché si sa che al mondiale ci andrà la Svezia al posto nostro. Ecco, spandire a me, ok. Ho scelto questa formazione: Trinchici, Bonucci, Rugani, Marchisio, Bernardeschi, Bonaventura, Florenzi, Insigne, Belotti, Immobile. Ho guardato, i convocati sono 30, 23 andranno, saranno convocati per le partite. Però i convocati anche a FIFA non possono essere più di 23 e quindi, ragazzi, ho fatto una scrematura, ho scelto più forti, mi è toccato lasciare fuori Politano, mi è toccato lasciare fuori Emerson, Eder, che poi non è anche proprio convocato, però vabbè, alcuni hanno dovuto lasciare fuori e quindi allora l'ho prodotta, ragazzi. Comunque vediamoci la partita. Questa palla profonda però Dosari che va dentro, c'è Mattia Perin che ha lasciato Genova, ruba palla, Belotti dentro, immobile, il destro e l'1-0 dell'Italia, l'1-0 di Ciruzzo, Immobile, andiamo a esultare dai nostri, gol piuttosto semplice.
non è che ci voglia così tanta scienza per fare gol contro l'Arabia Saudita, però ragazzi, siamo avanti, fuori gioco proprio evitato di un pelo, destro preciso, Immobile ragazzi ci porta avanti al 13° minuto, che tanto ancora da fare, vede Lorenzi, potrebbe calciare da fuori, lo potrebbe fare anche Buonaventura, voluto fare tanto, palla alta e va al Mosalem a battere questo calcio di Dimbio. Puntuale qui il difensore da recupero. Ruba la palla, benissimo Immobile, la palla dentro, ancora per Ciro e c'è la parata di Mosalem. Ho voluto fare il tiro a giro, però non me l'ha accorto che Immobile ha tirato di mancina. Ancora Cricito. Sul fondo il cross, ancora il cross di nuovo, la palla dentro, colpo di testa, ci sarà rimasta al fondo. Belotti insomma di testa, sa che non è chissà cosa, e va al Mosalem a battere largamente sul fondo. Buono il colpo contatto. Ancora Claudio Marchisio, la botta di sinistro al Mosalem. Non è che avesse fatto un tiro potentissimo, ma insomma piuttosto insidioso, e va dalla bandierina Florenzi, la mette dentro la portata di Daniele Rugani. Cricito, mi serve Immobile invece, Immobile 2-0 al 32esimo. Avete già lasciato un buco enorme con la difesa dell'Arabia Saudita. Cross perfetto di Florenzi, lasciato libero, uno dei pochi occhi che sono riuscito a fare sul calcio d'angolo da quando fino a 18. Grande precisione, grande stacco, grande tempismo. Ottima la rete di Ciro Cirizzo Immobile, 2-0 per noi. Palla ancora nostra, Rugani. Insigne, Belotti, destro, la palla per Bernardeschi al Mosalem, bravo, bellissima parata del portiere dell'Arabia Saudita. Ci sarà un minuto di recupero. E la palla dentro per questo giocatore che non riesco a leggere il nome, beh, Abbasari! Calcio sul buco, bravo Perin, con numero 12, a metterla in calcio d'angolo e andrà a battere un mano. Ho avuto tempo di leggere, palla bloccata da Perin e finisce il primo tempo, molto tranquillo. 2-0, doppietta di Ciro Immobile. Una prova eccezionale in queste prime 4-2 gol. Benedetti insomma si è mangiato un bel gol su fianco del primo tempo, però vedo che comunque ragazzi la partita va avanti senza problemi. Fa accettare Balotelli al posto di Belotti, tanto non credo che la situazione valida più di tanto. Mi sembra che lo faccia per Romagnoli o Zappacosta. Vediamo chi mi propone anche cosa mi propone le sostituzioni automatiche. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. La palla dentro per Alabed, traversa, attenzione, traversa di Alabed, poteva riaprire la partita per la Arabia Saudita, è andata bene per noi, italiani. Chiude bene il triangolo. Lorenzi, dentro per Immobile, non va. Che occasione questa, Piero. 5 tiri, Immobile, 1 Alabed. E facciamo il cambio dove entra Romagnoli per Rugani. Parolo da fuori! Ancora il portiere del... L'Arabia Saudita, ecco qua il cambio, Romagnoli per Rugani, la lezione, migliore in campo, il calcio d'angolo dentro, cioè deve essere il calcio d'angolo da recupero, guarda qua dentro che c'è Balotelli, un'incornata potentissima, bravissimo portiere,
dentro, qui non la può sbagliare, Lorenzo Insigne, sono 3 a 0 ragazzi. Splendida rete di passaggio. Lorenzo Insigne, la chiude lui, 85esimo, 3 a 0. Questo pronostico ragazzi, fila, liscissimo. Sorride Bonucci, sorride. Lorenzo Insigne. Pensiamo uno che ha fatto la differenza oggi. Un'immensa soddisfazione ai tifosi. Partire a senso unico. Va dentro per Balotelli. E pensate ci fosse un autogol. Tutto di Super Mario. Basso Lenzi sempre verso Super Mario, traversa e 4 di Leonardo Bonucci. 4-0 di Leonardo Bonucci ragazzi. Damianista, il gol suo, lo stavo invocando. 90esimo, 4-0, come potete vincere meglio. Come avevo detto all'inizio, non era una partita che sia qua che in realtà sarà impossibile e si è pienamente visto. Mi dispiace per Marco Lopelli, insomma ha sperato il gol in diverse occasioni. Colpo di testa di Bonucci, gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. È finita, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. È stata quasi una passeggiata per loro oggi e gli avversari non sono mai riusciti a metterle in difficoltà, tutto troppo facile. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Perdono palla. Finisce qua ragazzi, si era un attimo bloccata la telecamera. E niente, addirittura 10 a Leonardo Bonucci come uomo partita, forse per i passaggi completati. Beh, 7-7, 4-4 di dribbling, ci stanno votoni, 17 tiri a 2, credo che questo parli da sé. E niente ragazzi, noi ci vediamo col prossimo episodio, che sarà un altro pronostico su Francia-Italia, una partita molto più dura di questa ragazzi. Questo è solo un assaggio di ciò che sono i nostri pronostici, che vedo che comunque raccolgono buone views. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.